è un video acquisti fatti, avete visto dal titolo, da Natura Sì. Sono stata proprio oggi pomeriggio, sempre come l'altra volta, uscita dall'ufficio, sono andata da Natura Sì, qui a Genova. Ci sono tre punti vendita, uno in Corso Europa, che più o meno dove lavoro, però era ancora chiuso, quindi sono andata alla Foce. E poi appunto andare verso casa mia, sono passata di lì, che erano già quasi appunto le 3:30, che è l'orario in cui apriva. Da Natura Sì, devo dire che non vado molto, anzi, andrò tipo negli ultimi tempi, insomma, 2 volte l'anno, ma tre, non lo so. Diciamo che anni e anni fa, sì, andavo abbastanza spesso, e appunto sono passata in questo punto vendita della Foce di via Barabino. Esatto, e ho comprato qualche cosina e volevo mostrarvi un po' i prodotti che quando vado da Natura, da quando vado da Natura Sì, appunto acquisto. Allora, fatemi sapere se andate anche voi da Natura Sì e quali prodotti acquistate. Qui c'è un po' un misto, prodotti beauty, prodotti da mangiare. Allora, ho preso questi plum cake all'avena, biologici. Questi sono della Città del Sole, vi lascio poi tutti i prezzi. Ho speso 24 euro in tutto, quindi vedrete poi i prezzi comunque di ogni singolo prodotto. E questi sono appunto dei prodotti organic with yogurt, quindi con yogurt. E insomma, sono curiosa di provarli. Sono 4 in tutto di plum cake, sono 180 grammi. Ma dovrei avere lo scontrino qui, vediamo. Vi dico già, poi comunque ve li scrivo. Quindi avena, avena, eccoli qua, 2,90 euro. Quindi sappiamo che comunque Natura Sì non è tanto economica, infatti appunto non ci vado tanto spesso, però quando vado mi piacciono molto questi prodotti. Non ho preso la pasta, che di solito compro la pasta al farro o la pasta all'integrale, perché comunque l'ho comprata di recente all'INS e quindi non l'ho presa. Poi ho preso questi che avevo già provato. Sono, come si chiama questa marca? Probios. Sì, l'avevo già sentita. Nel frattempo vedete il tatto. Tra l'altro siamo appunto in pieno trasloco, vabbè, in ogni video ve lo dico. Ormai ho svuotato tutto, anche qui alle mie spalle si sta svuotando quasi tutto. E ora devo mettere i vestiti, li metto, non so, datemi dei consigli su dove, quando avete traslocato, dove avete messo i vestiti. Io pensavo di metterli nei trolley, non so, perché siccome trasloco faccio tutto da sola. E il tatto, il meraviglioso tatto. Amore mio, il mio principe azzurro, quello che io definisco il mio principe azzurro, nonostante io ce l'abbia il principe azzurro, per mia fortuna, ma lui è il mio principe azzurro peloso, eccolo lì che gioca, lui gioca, sempre, beh, a fine aprile più o meno, perché noi non sappiamo esattamente quando è nato, però a fine aprile compie 2 anni. È vero, Tato? Amore? Amore! Hai sonno? E quindi il mio principe azzurro, Tato, ma sì, stai bravo, tranquillo. Quindi della Probios Break and Bio, solo sciroppo di mais. Ho preso questi mini strudel al mirtillo di farro. E appunto sono bio organic, ce ne sono 4 all'interno. Ce ne sono 4 all'interno e sono appunto al mirtillo. Sono 4 per 50 grammi, quindi sono 5x4, 20, 2 etti. E dove ho messo lo scontrino? L'avevo già perso. Questi invece al mirtillo, barrette. No, ma questi sono quegli altri perché ne ho presi due tipi. Eccoli qua, questi 3,40 euro. Poi, sempre cose mangerecce, ho preso le barrette di grano saraceno sempre al mirtillo. Mi piace forse il mirtillo? E queste le ho pagate 3,50 euro. E sono senza glutine, tra l'altro, sono 2 etti e sono 6 barrette. Queste sono pratiche da portare
in ufficio, da portarsi in giro per quando si ha proprio quella fame, no? Tremenda. Quindi sono 6 barrette e sono sempre della Città del Sole, che è una marca a prezzi abbastanza, insomma. Ce ne sono alcune veramente con dei prezzi pazzeschi, tanto il Tato assiste e partecipa attivamente. Poi, sempre cose mangerecce, ho preso un'altra barretta singola, questa. Questa veniva 81 centesimi, quindi 0,81 centesimi, e quindi l'ho pagata, sì, ok, l'ho detto, mi sono un attimo confusa. Questa è la marca sempre Probios ed è la barretta snack nocciole cacao senza glutine, fonte di fibre, senza lievito, riso e riso, insomma. La proverò. E questi sono 25 grammi. E poi cosa ho preso? Ho voluto provare per curiosità il latte di riso, però l'ho preso da mezzo litro, quindi eccolo qua, mezzo litro. Questo, sono curiosa di provarlo. Non era in frigorifero, questo era fuori frigo ed è il 17% di riso italiano. Poi cosa dice? Isola Bio. La marca bio gluten free senza zuccheri aggiunti e quindi lo proverò. Questo invece l'ho pagato 1,37 euro. Poi ho preso della fattoria Scaldasole, che comunque trovate anche in altri supermercati, non solo al Natura Sì. Questo alla nocciola, io questo li ho sempre comprati moltissimo, soprattutto appunto al Natura Sì, ma anche da altre parti. Anche se i miei preferiti sono altri, sono quelli di, non me lo ricordo mai come si chiama, la marca, ve lo lascio scritto. Ho delle amnesie pazzesche, niente, ho le amnesie. Comunque non sono bio quelli che piacciono a me, c'è tutta una linea, sapete che non mi viene in mente. Comunque, questi sono alle nocciole, sono un bel formato, infatti non lo mangerò tutto in una volta, 250 grammi. Questi Scaldasole l'ho pagato 1,95 euro, quindi insomma ci mangio 3 volte, eh beh sì, 3-4 volte. È uno yogurt magro e questi della fattoria Scaldasole sono sempre buonissimi. Io lo compravo anche alle fragole, alle fragoline, sapete che non mi ricordo, vabbè, comunque tanto tempo fa, e veramente buoni. Fatemi sapere se li avete mai provati. E ultimi due prodotti bio e beauty, sì, bio e beauty, sono due prodotti Benecos. Allora, da Natura Sì, in quel Natura Sì in modo particolare c'erano i prodotti La Vera Make Up, i prodotti Benecos e il dottor Auschka. Nell'altro punto vendita fino a poco tempo fa non c'era il dottor Auschka, ma nemmeno la Benecos, quindi penso che siano delle cose, degli arrivi recenti. Comunque ci andrò anche nell'altro punto vendita, e ovviamente costano di più rispetto a comprarli online, quindi se uno vuol fare un ordine un po' più, no, sostanzioso e non pagare le spese di spedizione, conviene fare un ordine online, altrimenti no, perché ovviamente ho notato che costano un po' di più. Allora, cosa ho preso? Ho preso lo smalto di Benecos, sto guardando quanto l'ho pagato e eccolo qua. Ho preso questo, c'erano tantissimi colori, ma io ho scelto questo, ma che secondo me va bene un po' in tutte le stagioni, ed è appunto il taupe, e l'ho pagato 4,50 euro, quindi circa, insomma, 50 centesimi forse di più rispetto al prezzo originale, insomma, che trovate online su qualsiasi sito. E quindi ripeto, insomma, se uno vuole comprare tanti prodotti e non pagare la spedizione, conviene comprare online, altrimenti vabbè, lo proverò magari già oggi, chissà, boh, vediamo. E poi ho preso un rossetto sempre Benecos che non avevo. Mi piacciono tanto i rossetti Benecos, l'ho anche adesso perché appena arrivata l'ho provato, nonostante insomma devo fare lo scrub, le labbra un po' secche. Questo non lo avevo ed è il Soft Coral, l'ho pagato 5,90, quindi direi parecchio di più rispetto al prezzo che trovate sui vari siti, no? Sui e-commerce. Ne ho diversi, appunto, rossetti Benecos, e questo è il Soft Coral e lo volevo già da un po' di tempo, infatti l'avrei sicuramente comprato anche appunto su qualche sito.
E alla fine, appunto, eccolo qua. C'è anche scritto qua dietro. Sì, soft coral. Ed è questo che indosso sulle labbra. È un bellissimo colore. Io ne ho diversi, tutti belli. Ma questo è veramente bello, eh? Davvero bello. E quindi, insomma, 5,90, che è un prezzo comunque buonissimo per un prodotto bio, un prodotto certificato, quindi un rossetto veramente bello, valido. Però vi ripeto, online mi sembra che costi 4,90, ma non vorrei sbagliare. Comunque, vediamo, insomma, vediamo, nel senso che verifico perché non me lo ricordo. E poi vabbè, ho preso un po' di cataloghi, quindi questo è proprio una rivista, ecco, la rivista del biologico. E ecco, c'era anche il latte di mandorla, però volevo provare il latte di riso che mi incuriosisce, vediamo com'è, se è buono. L'avete mai provato voi? Non l'ho mai provato. Ah, ovviamente c'erano tante linee di skincare, però devo dire che come prodotti skincare io li comprerei praticamente tutti i giorni, ma sono piena di prodotti nuovi da utilizzare prima della scadenza. Quindi avevano la Vera, BioB, Flora, quello che piace a me, com'è che si chiama? Quello all'Aleppo, che amnesie che ho ultimamente. Nur, poi Elan, Veleda, quella, la Rosa Moschetas, vabbè, tante tante linee anche di skincare. Mi sarei comprata tutto perché sono una fanatica, sì, ecco, usiamo pure questo aggettivo. Quanti minuti sono? 11 minuti e 52. Volevo sfogliarlo velocemente per vedere se c'era qualcosa di interessante da mostrarvi. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto se andate da Natura Sì, cosa vi piace acquistare, quali prodotti bio comunque normalmente acquistate, così insomma ci scambiamo un po' di informazioni. Ecco, anche i biscotti di solito compro, questa volta non li ho comprati. Biscotti, appunto, e pasta Alce Nero, che io normalmente, appunto, ogni tanto compro. E poi qui parla appunto di cosmesi Veleda, mica per la pelle. Questi prodotti della Veleda che io ho utilizzato più volte. Tra l'altro, ho un latte detergente nuovo della Veleda da provare. C'era la BioB, sia la linea questa qui nuova, diciamo, penso che sia nuova, alla Goji, mia cosmetica Goji, e sia le linee quelle classiche solite. Ci sono qualche c'è qualche ricetta. E poi, ah, eccola qui, la linea Moschetas, di cui io ho provato il detergente l'anno scorso. E questo invece cos'è? Super Eclat effetto lifting viso tonico luminoso all'istante. È una crema, effetto lifting, ok, interessante, e va bene. E poi c'era questo che è proprio dedicato alle offerte. Ecco, vedo che c'è in Veneto, in Friuli, a Pordenone Udine, in Trentino solo a Trento, quindi tu Paola potresti andare. Ciao Paola! E poi, anzi, fammi sapere se vai da Natura Sì, ma direi di sì, credo, ma un po' cara, vero? Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria, c'è, cioè, appunto a Genova, tre punti di vendita, via Barabino. Cosa ho detto? Via Buranello, mi sono sbagliata. Vabbè, Barabino, mi confondo. Corso Europa e via delle Casacce, comunque in centro. A Savona e alla Spezia, ecco il Tato che passa, nel frattempo si fa la sua passeggiatina. Cosa volevo dire? Ah, in Piemonte ho visto che c'è in provincia di Alessandria, a Novi Ligure, in via Pavese. Io sapete che vado spesso a Novi Ligure nei weekend. In via Pavese, ma sapete che non ho presente dove sia? Boh, vabbè. E poi, insomma, in Emilia Romagna, in Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Quindi direi che non c'è in Sardegna, in Molise, Basilicata. Ciao, al prossimo video.